Giuseppe Tomasi di Lampedusa è uno degli scrittori più importanti della letteratura italiana. Nasce a Palermo il 23 dicembre 1896, in una famiglia nobile e ricca. Cresce circondato da lusso e cultura, in una grande villa. Da giovane, studia legge, ma non completa mai l'università perché ha sempre preferito la lettura e la scrittura. Parla molte lingue, come l'inglese e il francese, grazie ai suoi numerosi viaggi all'estero. Giuseppe ha vissuto un periodo difficile durante la Seconda Guerra Mondiale, e la sua casa di famiglia è stata distrutta dai bombardamenti. Questo evento lo ha segnato profondamente e ha influenzato il suo modo di vedere la vita e la società. Dopo la guerra, si è ritirato a vita privata, vivendo in modo semplice e tranquillo. Il suo capolavoro, Il Gattopardo, è stato scritto negli ultimi anni della sua vita. Ma non è stato pubblicato mentre lui era ancora vivo. La storia parla del cambiamento della società siciliana durante l'unificazione d'Italia. Il personaggio principale, il principe di Salina, rappresenta la vecchia nobiltà, che vede il mondo cambiare ma fatica ad accettarlo. Una curiosità interessante è che Il Gattopardo è stato rifiutato da diversi editori prima di diventare uno dei libri più importanti del Novecento. Solo dopo la morte di Giuseppe, sua moglie è riuscita a farlo pubblicare. Un'altra curiosità è che Luchino Visconti, un famoso regista italiano, ha realizzato un film basato su questo romanzo nel 1963, con attori famosi come Burt Lancaster e Claudia Cardinale. Oltre a Il Gattopardo, Giuseppe ha lasciato altri scritti incompleti e alcuni racconti brevi, ma nessuno ha avuto l'impatto del suo unico romanzo. Anche se ha pubblicato poco durante la sua vita, la sua influenza letteraria è enorme. Un'altra curiosità è che Giuseppe amava i gatti. Pare che nella sua casa ci fossero sempre molti felini, e lui li considerava membri della famiglia. Forse anche per questo ha scelto il titolo Il Gattopardo per il suo capolavoro. Giuseppe Tomasi di Lampedusa è uno degli scrittori più importanti della letteratura italiana. Nasce a Palermo il 23 dicembre 1896, in una famiglia nobile e ricca. Cresce circondato da lusso e cultura, in una grande villa. Da giovane, studia legge, ma non completa mai l'università perché ha sempre preferito la lettura e la scrittura. Parla molte lingue, come l'inglese e il francese, grazie ai suoi numerosi viaggi all'estero. Giuseppe ha vissuto un periodo difficile durante la Seconda Guerra Mondiale, e la sua casa di famiglia è stata distrutta dai bombardamenti. Questo evento lo ha segnato profondamente e ha influenzato il suo modo di vedere la vita e la società. Dopo la guerra, si è ritirato a vita privata, vivendo in modo semplice e tranquillo. Il suo capolavoro, Il Gattopardo, è stato scritto negli ultimi anni della sua vita. Ma non è stato pubblicato mentre lui era ancora vivo. La storia parla del cambiamento della società siciliana durante l'unificazione d'Italia. Il personaggio principale, il principe di Salina, rappresenta la vecchia nobiltà, che vede il mondo cambiare ma fatica ad accettarlo. Una curiosità interessante è che Il Gattopardo è stato rifiutato da diversi editori prima di diventare uno dei libri più importanti del Novecento. Solo dopo la morte di Giuseppe, sua moglie è riuscita a farlo pubblicare. Un'altra curiosità è che Luchino Visconti, un famoso regista italiano, ha realizzato un film basato su questo romanzo nel 1963, con attori famosi come Burt Lancaster e Claudia Cardinale. Oltre a Il Gattopardo, Giuseppe ha lasciato altri scritti incompleti e alcuni racconti brevi, ma nessuno ha avuto l'impatto del suo unico romanzo. Anche se ha pubblicato poco durante la sua vita, la sua influenza letteraria è enorme. Un'altra curiosità è che Giuseppe amava i gatti. Pare che nella sua casa ci fossero sempre molti felini, e lui li considerava membri della famiglia. Forse anche per questo ha scelto il titolo Il Gattopardo per il suo capolavoro.